Ciao ragazzi, sono Gianluca di GTech 2020 ed oggi parleremo dell'Oppo Find X3 Pro. Con Find X3 Pro, Oppo aggredisce la fascia alta del mercato. Find X3 Pro è un top di gamma che monta un display da 6,7 pollici AMOLED con un refresh rate da 120 Hz. E protezione con Gorilla Glass 5, il processore una Snapdragon 888, la RAM da 12 GB, la ROM da 256 GB non espandibile. Le fotocamere posteriori sono 4, la principale da 50 megapixel, poi ce ne sono altre 3 da 13, 50 e 3 megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 megapixel. Monta una scheda grafica GPU Adreno 660 ed una batteria da 4500 mAh. L'hardware è al top. E anche l'aspetto estetico è gradevole e quantomeno particolare. Da notare infatti il rivestimento delle fotocamere posteriori, che ha un design innovativo e dal mio punto di vista anche molto gradevole. Io lo definisco come una specie di piccolo vulcano che avvolge le fotocamere, che non emergono come nei Samsung oppure negli iPhone in maniera abbastanza, diciamo, importante dalla scocca posteriore. Il retro è in vetro, questo è traslucido, ma anche gli altri colori sono veramente molto carini da vedere. Ed è un telefono che ha anche sotto l'aspetto fotografico delle prestazioni importanti, che adesso andremo a vedere. In ambito fotografico, la scelta di Oppo è stata quella di non esagerare con i megapixel. Infatti possiamo notare che sia la fotocamera principale che la grandangolare sono da 50 megapixel. Andando a fotografare un panorama piuttosto complesso da riprendere, tenete conto che i particolari più distanti sono a circa 15 km di distanza, possiamo vedere che tra le varie fotografie c'è sicuramente una perdita di dettaglio andando ad estremizzare con lo zoom, ma non è una perdita così importante da ottenere una foto di basso livello. Anzi, i dettagli sono sempre ben definiti, i colori sono naturali, e anche il cielo e le colline in lontananza comunque sia mantengono una definizione tutto sommato importante, pertanto sono foto veramente ben realizzate. Focalizzando la nostra attenzione su un soggetto più vicino, in questo caso ci siamo concentrati sulla palma, possiamo notare che i dettagli vengono sempre mantenuti con un'ottima qualità. Forse c'è una maggiore sovraesposizione a livello di luce sulla foto più macro, che poi viene gestita meglio avvicinandoci alla pianta, ma comunque sono foto veramente importanti. Anche la fotocamera da 3 megapixel, quella utilizzata per fare le foto con soggetti molto ravvicinati, coglie bene tutti i dettagli. Soddisfacente anche la modalità ritratto, con il soggetto posto in primo piano che stacca abbastanza nettamente rispetto allo sfondo. Passando alla fotocamera anteriore, possiamo vedere che anche i selfie vengono gestiti bene, sia sotto l'aspetto cromatico che sotto quello dei dettagli, che vengono colti con una buona precisione. I video sono veramente di ottimo livello, buona la base cromatica, ma soprattutto molto importante il lavoro della stabilizzazione ottica, che mantiene sempre l'immagine ferma e ben nitida. Anche nel cambio di direzione si può notare che non ci sono sobbalzi o movimenti. Considerate che tenevo il telefono con due mani mentre correvo. Ok ragazzi, come abbiamo potuto verificare, hardware, qualità costruttiva, design e anche capacità fotografica sono il top. Ma lo è anche il prezzo, parliamo di 1.149 euro, che non sono pochi. Vale la pena acquistarlo? Dal nostro punto di vista, se siete persone che cambiano il telefono spesso e lo vogliono acquistare per provarlo e poi rivenderlo, rischiate di rimetterci dei bei soldini. Se invece siete persone che vogliono un telefono top, vogliono tenerselo per un annetto e mezzo, per goderselo a 360 gradi, allora la risposta è sì, vale la pena acquistarlo perché le prestazioni sono veramente notevoli. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollicione su, iscrivetevi al canale e da GTech 2020 un saluto. Ciao ragazzi e buon divertimento!